Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, La donna e il drago. Oggi finiamo il capitolo decimo con l'ultimo paragrafo intitolato La chiesa, luce delle genti. Capitolo decimo, cari amici, è il capitolo della speranza di questo nostro libro, La donna e il drago, che è tutto comunque un messaggio di pace e di speranza. Messaggio di pace perché, come più volte la regina della pace ci ha detto, in questo mondo senza pace bisogna che ci sia gente, non solo gente che prega per la pace, ma che ci sia gente che sia lei stessa pace, che sia in pace con Dio innanzitutto, e che sia in pace con i fratelli, incominciare dai propri familiari. Allora sì, come ha detto la regina della pace, la pace scorrerà in tutto il mondo. Allora, quindi un capitolo, diciamo, è un libro questo che è un libro che invita alla pace, ma anche un libro che invita alla speranza, perché la Madonna ha detto che lei intende realizzare con noi il nuovo mondo della pace, ha preannunciato per l'umanità un tempo di primavera, e questo non avverrà meccanicamente, avverrà con la risposta alla sua chiamata. Mediante quella risposta alla chiamata, la chiamata alla conversione, alla fede, alla preghiera, che sta dando i suoi frutti indubbiamente, perché se la Madonna ogni volta, se la regina della pace ogni volta risponde dicendo al fine del suo messaggio grazie perché avete risposto alla mia chiamata, sta a significare che questa risposta alla chiamata permette alla Madonna di realizzare quel nuovo mondo della pace che lei già ha preannunciato a Fatima, quando appunto ha detto che alla fine di tanti stravolgimenti, purtroppo l'umanità, come sapete, ha percorso nel secolo scorso e sta percorrendo adesso ancora di più la via tremenda che potrebbe portare all'autodistruzione, cari amici. Ebbene, la Madonna impedirà questo e porterà il mondo sulla via della pace, ma la pace profonda, la pace vera, che è la riconciliazione degli uomini con Dio e la riconciliazione degli uomini fra di loro. Allora, questo è il messaggio che viene da Međugorje, che non preannuncia nessuna distruzione del mondo, ma preannuncia in un tempo di primavera, quindi promette un futuro di speranza. Un futuro, abbiamo detto, cari amici, che sarà comunque come un parto, cioè come la nascita di un bambino passa attraverso le doglie del parto, così questo nuovo mondo della pace passa attraverso le doglie del parto, e cioè passa attraverso una prova, perché il drago è slegato, Satana è slegato. E da che cosa è slegato, cari amici? È slegato da noi, è slegato dalla nostra incredulità che sempre più si diffonde, è slegato dalla nostra immoralità che sempre più si diffonde, dal nostro egoismo, dalla nostra prepotenza, dall'odio che domina sul mondo. Allora il drago slegato cercherà di portare l'umanità verso l'autodistruzione. Cari amici, se voi leggeste le parole del Santo Padre, il quale in due encicliche importanti, come quella sulla prima enciclica che ha scritto, La Salvezza dei Dolori, poi una delle ultime, quella sullo Spirito Santo, il Santo Padre ha detto che la minaccia dell'autodistruzione grava sull'umanità come una spada di Damocle. Il Santo Padre anche recentemente ha detto che l'umanità è al bivio, può trasformare la terra in un giardino oppure ridurla a un cumulo di rovine. Ha detto anche recentissimamente che i prossimi decenni saranno decisivi per il genere umano. Allora, questo nuovo mondo della pace passerà attraverso il travaglio del parto e attraverso la prova della fede, la prova della speranza, la prova dell'amore, questa prova che impegnerà soprattutto i credenti e che impegnerà soprattutto la Chiesa. Dunque, questo nuovo mondo della pace arriverà senz'altro, ma arriverà attraverso il travaglio. Questo è il mondo della pace, cari amici, farà sì che Satana sia legato, il drago incatenato di cui parla l'Apocalisse. Da che cosa sarà incatenato? Il drago sarà incatenato dalla nostra buona volontà rivolta al bene.
cari amici, perché alla fin fine le catene del drago sono allentate dalla nostra cattiva volontà, le catene al drago sono rese ferree e forti dalla nostra buona volontà. Quindi nella misura in cui gli uomini si apriranno a Cristo, si apriranno al suo amore e si apriranno alla luce soprannaturale della fede e alla parola di verità, quella verità che fa liberi, allora in questa misura in cui gli uomini libereranno se stessi e si apriranno a Dio, il drago sarà slegato. Tuttavia, cari amici, non rappresentiamoci il tempo nuovo della pace come se fosse una specie di paradiso terrestre, perché anche nel paradiso terrestre non dimenticate che Satana agiva, no? È agito. Allora Satana certamente avrà ancora la possibilità di sedurre, ma il tempo nuovo della pace sarà, che vi dicevo, sarà frutto della conversione degli uomini a Dio, sarà frutto del ritorno dell'umanità a Cristo. Questo tempo nuovo della pace, cari amici, sarà ancora il tempo in cui Satana agisce, ma il bene prevarrà largamente sul male. Allora il bene prevarrà largamente sul male, e quindi proprio perché il bene prevarrà largamente sul male, proprio perché sarà preceduto, anzi il nuovo mondo della pace sarà l'effetto della conversione, proprio per questo, cari amici, sarà il tempo della regalità di Cristo nel cuore degli uomini, perché la Madonna non è qui a preparare un regno per sé, la Madonna è qui a preparare i cuori a Cristo, la Madonna è qui con noi per riportare l'umanità a Cristo, e la sua opera la si vedrà sempre più nei prossimi anni, cari amici. La presenza di Maria e l'amore di Maria per tutta l'umanità, la sua forza di intercessione, la sua maternità, non soltanto nei confronti della Chiesa, ma nei confronti di tutti gli uomini, la vedremo sempre più nei prossimi anni, quando Maria salverà l'umanità dall'attacco del drago che cercherà di portare l'umanità alla rovina. Non bisogna dimenticare, cari amici, che in occasione della prima guerra d'Iraq, che per la Madonna non è mai finita, perché bisogna vedere le cose dall'alto, in occasione della prima guerra d'Iraq la Madonna ha detto che Satana vuole distruggere non soltanto la vita umana, ma anche il pianeta sul quale vivete. Allora la Madonna è qui e ci salverà, e qui per salvarci ci salverà con il nostro aiuto. E allora vedremo sempre più, cari amici, la presenza di Maria nei prossimi anni come colei che ci aiuta a sconfiggere l'attacco di Satana, il drago dell'odio, della guerra, della prepotenza, dell'incredulità, dell'inimicizia, e spianerà, porterà gli uomini a Cristo e spianerà la strada a questo trionfo di Cristo nel cuore degli uomini. Poi naturalmente, cari amici, quando Cristo regna nel cuore degli uomini, evidentemente i frutti si vedono poi anche sul piano sociale, sul piano politico. Perché? Perché gli uomini saranno più fratelli, perché gli uomini saranno più giusti, perché gli uomini saranno meno egoisti, perché gli uomini si sentiranno più famiglia. Allora, cari amici, abbiamo già visto comunque questa pagina molto bella, il tempo della pace sarà il tempo della regalità di Cristo, quindi la Madonna è sempre l'ancella del Signore, è Gesù che l'ha posta al suo fianco come regina del cielo e della terra, e benché lei sia regina del cielo e della terra e sia regina della pace, però è sempre in un atteggiamento di servizio per il regno di Dio, è sempre nell'atteggiamento dell'ancella del Signore, quindi prepara prepara i tempi della regalità di Cristo sul mondo, che non toglierà, cari amici, agli uomini le loro responsabilità e il loro ruolo, e neanche al potere politico non toglierà la sua responsabilità e il suo ruolo. Però è chiaro che, cari amici, quando gli uomini sono meno bestie, quando gli uomini sono meno feroci, quando l'amore di Dio sta nei loro cuori, è chiaro che la vita sulla terra sarà sempre più un'immagine, e anche la Gerusalemme terrena sarà sempre più un'immagine della Gerusalemme celeste. E adesso vorrei appunto terminare con l'ultimo paragrafo del capitolo decimo, cioè la Chiesa luce delle genti, perché il tempo della pace, cari amici, sarà il tempo in cui anche la Chiesa finalmente realizzerà, quella forma, non dico perfetta, perché sarebbe togliere l'aspetto pellegrinante della Chiesa qui sulla terra, dove gli uomini sono ancora inclini al male, eccetera, no? Quindi non sarà certamente la Chiesa dei santi e dei puri, che è sempre molto pericolosa,
questa, diciamo sì, questa, questo ideale, un po' un ideale delle sette, no? La chiesa dei santi e dei puri è sempre un po' pericolosa, perché poi si finisce per dire che noi siamo i santi, i puri, gli altri sono i peccatori. Allora capite bene che si rischia di andare alla superbia. Non sarà la chiesa dei santi e dei puri, sarà sempre la chiesa formata da uomini, no? Però, cari amici, la chiesa che già ora è segno e strumento dell'unità del genere umano, la chiesa che già ora, come ha detto, la chiesa segno e strumento dell'unità del genere umano, l'ha detto la Gaudium Spes, questo bellissimo documento non conciliare, la chiesa che già ora è luce delle genti, come ha detto il documento conciliare sulla chiesa, no? La chiesa che già ora dunque è luce delle genti, la chiesa che già ora strumento unità del genere umano, la chiesa che già ora gode di grande autorità nel mondo per la saggezza, anche diciamo così, che va ben al di là del mondo cattolico, perché in fondo la Chiesa sa parlare a tutti gli uomini, come ben si vede, insomma, ha indubbiamente una grande autorità morale, anche se l'odio del nemico è infaticabile, e benché naturalmente quelli che sono passati a servizio del maligno la odiano a morte, però non c'è dubbio che la Chiesa già oggi gode di grande prestigio, anche se a mio parere deve prevedere un futuro di persecuzioni, perché il drago slegato è innanzitutto colui che cerca di divorare la Chiesa, come ben appare dal capitolo 12 dell'Apocalisse, no? Cioè che il drago, non potendo inghiottire il bambino, cerca, insegue la donna è la Chiesa. Allora, è la Chiesa mariana, diciamo. La Chiesa è mariana, tutta la Chiesa, non è che esiste una Chiesa che non è mariana, esiste una sola Chiesa che è mariana, cioè che è immagine di Maria, non la serva del Signore. Allora, il tempo dopo della pace, dunque, sarà il tempo anche della Chiesa che sarà luce delle genti, cioè sarà il tempo della Chiesa in cui la Chiesa guarda di grande prestigio in tutto il mondo, e parlo di Chiesa Cattolica Apostolica Romana, per la grande prova che avrà dato nel tempo, nel tempo difficile, nel tempo del passaggio attraverso il Mar Rosso, nel tempo in cui nella lotta contro il drago la Chiesa è strumento di pace, di riconciliazione, strumento di speranza e di fede, fontana viva di verità e di amore, per il prestigio che avrà acquistato presso gli uomini in questo passaggio difficile dell'umanità, sarà indubbiamente, questa è una mia previsione, cari amici, è una mia previsione. Però vedo che anche Maria Valtorta ne parla nei medesimi termini, quando parla della sconfitta dell'anticristo, del tempo della pace, sarà il tempo in cui la Chiesa Cattolica Romana realizzerà più che mai la profezia di Isaia della Gerusalemme, luce delle genti. Allora, questo è il tempo che viviamo, il tempo in cui l'umanità vive il momento di travaglio per colpa sua, per causa sua, il momento in cui la Chiesa e porta su di sé, sulle sue spalle il peccato del mondo, e lo espia mediante il suo sacrificio, come ci ha spiegato il terzo segreto di Fatima, e cioè quando il Santo Padre e tutti quelli che lo seguivano, gli ecclesiastici, vescovi, sacerdoti, laici, religiosi, laici che morivano per la fede, e quel sangue dei martiri viene accolto in anfore, con le quali gli angeli, due angeli, irrorarono le anime che si avvicinavano a Dio. Quindi la Chiesa nel tempo della prova sarà colei che con la forza, la sua testimonianza, salverà un numero innumerevole di anime. Ebbene, nel tempo della pace sarà veramente la luce che illuminerà il mondo. Allora vediamo questa pagina che a mio parere è piena di speranza, ma anche credo che dobbiamo dire che, cari amici, molte profezie bibliche si sono realizzate, basta leggere la Bibbia, e credo che molte altre attendono la realizzazione nel corso della storia. Allora, indubbiamente la Chiesa è già stata luce delle genti nel corso di questi 2000 anni, non c'è dubbio, ma noi ci aspettiamo il tempo in cui lo sarà per tutta l'umanità, e non soltanto per una parte di essa. Allora, siamo a pagina 150, leggiamo questo paragrafo con qualche breve commento. Il Concilio Ecumenico Vaticano II
non aveva esitato ad attribuire alla Chiesa il ruolo di luce delle genti che i profeti avevano indicato nella Gerusalemme del futuro. Non vi è dubbio che nel mondo contemporaneo, anche grazie alla grandezza spirituale e morale dei suoi papi, la Chiesa stia svolgendo già da adesso, da sempre per la verità, un ruolo insostituibile di madre e maestra dell'intera umanità. Cioè l'aspetto universale della Chiesa è evidente, insomma, parla veramente a tutti gli uomini, e c'è anche da dire che la bella espressione della Regina della Pace, quando ha parlato del Papa, ha detto che il Papa si sente padre di tutta l'umanità. Nonostante le manchevolezze, i limiti, i peccati che sono propri degli uomini, la Chiesa è una grande luce non soltanto per i cattolici, ma per l'intero genere umano. In modo particolare, il Papa Giovanni Paolo II manifesta il suo grande cuore con una paternità universale che è sempre più apprezzata e accolta. In questi tempi di inquietudine e di apprensione per il futuro, la Chiesa in generale e il Papa in particolare stanno sempre più diventando un punto di riferimento nel proseguire il cammino fra insidie e minacce crescenti. Nelle giornate di digiuno e di preghiera per la pace nel mondo, l'umanità ha trovato nella Chiesa l'interprete dei desideri degli uomini di buona volontà. Il suo ruolo di guida acquista sempre più autorevolezza a mano che all'orizzonte si addensano nuvole tenebrose. La Chiesa rinnovata nello spirito è lo strumento primo del cuore misericordioso della Regina della Pace. Quindi non è che la Regina della Pace si crea il suo piccolo esercito come se fosse una setta. La Regina della Pace sta risvegliando tutta la Chiesa. D'altra parte basterebbe andare a Međugorje, dove ti capita dei momenti dell'anno in cui tu assisti alla messa e senti il Vangelo in 25-30 lingue del mondo, proclamato da sacerdoti diversi. Ecco cosa vuol dire. Ecco, quindi, come la Regina della Pace mira attraverso una parrocchia a mobilitare, coinvolgere nel suo progetto tutta la Chiesa, il progetto cioè di fare della Chiesa lo strumento di pace attraverso il quale l'umanità ritroverà la via diritta, la via santa, la via della giustizia, la via dell'amore. Allora non è soltanto il gruppo, è tutta la Chiesa che è chiamata a rispondere alla chiamata. Quindi la Chiesa rinnovata nello spirito è lo strumento primo del cuore misericordioso della Regina della Pace, e infatti attraverso di essa, cioè la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, che Maria sarà il sostegno e la consolazione degli uomini durante l'infuria della tempesta. Ma lo è già adesso, cari amici, perché siamo già nella tempesta, siamo già entrati nella tempesta, perlomeno all'orizzonte c'è la tempesta, così come si è espresso il Santo Padre in più occasioni. I tempi difficili per il mondo lo saranno anche per la Chiesa. La Madonna però la sta preparando per la sua insostituibile missione di segno e strumento dell'unità del genere umano, quando gli uomini, in balia dell'odio satanico, rischieranno di compromettere la loro sopravvivenza. In particolare, Maria sta da tempo plasmando pazientemente le schiere dei testimoni della fede, degli apostoli dell'amore e dei portatori della pace, con i quali si propone di spegnere le fiamme infernali dell'inimicizia che il maligno sta accendendo in ogni angolo della terra. Nel tempo nuovo della pace, la Chiesa, purificata dalla prova, resa splendente come oro che è passato attraverso il fuoco, perché cari amici non dimenticavo mai che la Pasqua è sempre dopo il Venerdì Santo, e quindi che i momenti di luce vengono sempre attraverso il passaggio, attraverso la prova. Dunque, nel tempo nuovo della pace, che certamente si realizzerà, cari amici, la Chiesa purificata dalla prova, resa splendente come oro che è passato attraverso il fuoco, animata da pastori che hanno saputo soffrire per testimoniare la fede, sarà, come mai lo è stato in passato, la lucerna posta sopra il lucerniere, come dice Gesù, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. E quindi la primavera del mondo sarà anche la primavera della Chiesa. Ma possiamo ben dire che sarà la primavera della Chiesa a inaugurare per il mondo
il tempo luminoso della pace divina. Però, cari amici, non facciamoci, diciamo così, rappresentazioni troppo angeliche. Sarà sempre una Chiesa fatta da uomini, con i loro inevitabili limiti, ma temprati dal sacrificio, dalla fedeltà e dalla carità eroica. Sarà una Chiesa essenziale, tutta rivolta al suo centro, che è il Signore crocifisso e risorto. Sarà una Chiesa zelante, protesa all'unica cosa per lei necessaria, che è la salvezza eterna delle anime. Sarà una Chiesa ancora più universale, dove i popoli più diversi si ritroveranno fratelli. Sarà soprattutto una Chiesa mariana. La Chiesa è sempre mariana, come diceva Paolo VI nel suo pellegrinaggio alla Madonna di Bonaria in Sardegna, disse: uno non può essere cristiano se non è mariano. Quindi la Chiesa è sempre mariana, ma sarà sempre più mariana, cioè un'immagine viva di Maria, serva del Signore, che rifletterà sul mondo la luce e la salvezza che viene da Gesù Cristo. Cioè, questo anche per, non lo dico per i cattolici, ma anche per i protestanti, che non hanno ancora capito qual è il ruolo di Maria nella Chiesa. Il ruolo di Maria nella Chiesa non è quello di competere con Cristo. Il ruolo di Maria nella Chiesa è quello di servire Cristo e di essere per noi immagine di fede, di amore e di servizio a Cristo. E la Vergine Maria è essenzialmente l'immagine perfetta della Chiesa. Non è un'alternativa a Cristo, anche se è madre di Cristo, ma è l'ancella del Signore, la serva del Signore, è il nostro modello di come servire Cristo. Questo è il ruolo fondamentale di Maria. Naturalmente poi è anche quello di donarci Cristo, di portarci a Cristo, ma fondamentalmente è soprattutto il nostro modello di amore, di fede e di dedizione a Gesù Cristo. Allora la Chiesa nel tempo della pace sarà una Chiesa sempre più mariana, cioè immagine viva di Maria che rifletterà sul mondo la luce e la salvezza che vedeva Gesù Cristo. Allora davanti agli occhi ammirati degli uomini si realizzeranno le visioni dei profeti e i sogni innumerevoli figli della Chiesa che nel corso dei secoli hanno amata e hanno donato la vita per essa. Ragazzi, se voi sapeste, voi leggeste certe pagine di santi e anche di mistici sul desiderio che la Chiesa sia santa e che soprattutto i ministri della Chiesa siano santi, sono pagine di una bellezza incredibile. Io per esempio in questo momento qui non mi ricordo tutto quello che ho letto, ma è chiaro che la tematica della riforma della Chiesa è una tematica che è durata secoli, specialmente 1300, 1400, 1500. Proprio in quei tempi abbiamo pagine, per esempio, di Caterina da Siena, nel suo dialogo della Divina Provvidenza e nelle sue lettere, no? Caterina da Siena è arrivata appunto a dire di spremere il suo cuore sulla Santa Chiesa perché si rinnovi. Io ho avuto la grazia, perché non si possono leggere tutti i libri di questo mondo, però di leggere le lettere di Santa Maria Maddalena dei Pazzi sulla riforma della Chiesa, pagine incredibili. Ebbene, cari amici, quella Chiesa senza macchia, senza ruga, non una Chiesa angelicata, una Chiesa fatta da uomini ma veramente temprati, e quindi una Chiesa a immagine della prima comunità di Gerusalemme, certamente si realizzerà questo, e così anche le profezie diventeranno una realtà più piena, perché già in parte sono attuate. Per esempio quella di Isaia, capitolo 60, che io nel mio libro a pagina 152 riporto per intero, perché è bella, cari amici, ed è una profezia sicuramente in parte realizzata e che attende la sua piena realizzazione. E dice: alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco, le tenebre ricoprono la terra, fitta nebbia avvolge le nazioni, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Camminerano i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. A quella vista sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché le ricchezze del mare si riverseranno su di te, verranno a te i beni dei popoli, le tue porte saranno sempre aperte, non si chiuderanno né di giorno né di notte,
per lasciare introdurre da te le ricchezze dei popoli e i loro re che faranno da guida. Verranno a te in atteggiamento umile i figli dei tuoi oppressori, ti si getteranno proni alle piante dei piedi quanti ti disprezzavano. Ti chiameranno città del Signore, Sion del Santo di Israele. Dopo essere stata derelitta, odiata, senza che alcuno passasse da te, io farò di te l'orgoglio dei secoli, la gioia di tutte le generazioni. Costituirò tuo sovrano la pace, tuo governatore la giustizia. Non si sentirà più parlare di prepotenza nel tuo paese, di devastazione e di distruzione. Il sole non sarà più la luce di giorno, la tua luce di giorno, né ti illuminerà più il chiarore della luna. Ma il Signore sarà per te luce eterna. Il tuo Dio sarà il tuo splendore. Ecco, cari amici, questa è una profezia di Isaia meravigliosa, che naturalmente riguarda la Chiesa, che in parte si è già realizzata, ma che certamente avrà una più profonda realizzazione di quel tempo di pace in cui l'umanità si ritornerà a Cristo, e quindi la Chiesa sarà risplendente di quella luce di Cristo che emana dal cuore degli uomini che l'hanno accolto. Ebbene, cari amici, noi ci chiediamo adesso, che siamo ancora al di qua del passaggio, capito? Siamo ancora al di qua, sulla riva del Mar Rosso, alle spalle dell'Egitto. Ebbene, ci chiediamo, vedremo questi tempi della Chiesa? Ebbene, cari amici, noi diciamo che dalle gemme che incominciano a spuntare sui rami stecchiti possiamo prevedere la primavera. Ebbene, noi possiamo dire che questi tempi della Chiesa, luce delle genti, già si lasciano intravedere. Dopo le tenebre della Via Crucis risplenderà sulla Chiesa la gioia pasquale. Radio Maria, abbiamo trasmesso La donna e il drago, catechesi di Padre Livio. Radio Maria, una voce cristiana in Italia e nel mondo.